Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas e anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Voglio salutare tutti, buongiornissimo a tutti. Allora, facciamo un gioco. Quando io dico wake up, tutta la piazza mi risponde con why you, mi raccomando, eh? Wake up, why you, wake up. No, più forte, oh. Sanremo può fare di meglio, ragazzi. Più forte, io dico wake up e voi why you. Wake up, why you. Wake up. Grazie a tutti, mi raccomando, stasera spaccate il televoto. Ed ecco Rocco Ante davanti all'ingresso del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, sulla red carpet, la stuoia rossa di ingresso d'onore per gli artisti, i grandi nomi, anche gli ospiti internazionali, ma su quella passeggiata d'onore, sulla red carpet, il vero mattatore è stato Gianni Rossi, presentatore dianese, imperiese, ben conosciuto, e Gianni è qui con noi. Buona serata, ben ritrovato Gianni. Ciao Andrea. Da Sanremo agli studi di Imperia TV per parlare sì di festival, ma del festival che c'è stato all'esterno del Teatro Ariston. Perché? Perché io lo posso dire perché ormai da più di 20 anni che per motivi di lavoro chiaramente seguo il festival. Un tempo ci andavo anche molto più intensamente a Sanremo durante le serate. Adesso c'è il collega Federico Marchi e Tabarbarotto che se ne occupano e quindi riesco a saltare qualche serata. Ma soprattutto tempo addietro, quella che oggi è la red carpet, quella che oggi è luogo di incontro, vediamo le fotografie di Gianni che ha fermato tantissima gente, tantissimi ospiti, protagonisti, ha coinvolto il pubblico e poi ne parleremo con lui. Beh, a quei tempi era un problema, non c'era la red carpet, bisognava entrare, spesso si cercava di entrare dagli ingressi posteriori, perché entrare dall'ingresso principale dell'Ariston significava finire in una calca, mezzi pestati fra transenne, gorilla che cercavano di spingere a destra e a sinistra, insomma non era una situazione favorevole e spettacolare come quella di oggi. Credo che tu abbia avuto l'idea proprio di trasformare quello che era un problema in una risorsa. Una risorsa per Sanremo e anche per il festival, io immagino. Quindi questo, prima di tutto, bisogna darti atto di questo, perché quella roba lì l'hai inventata tu, giusto? Sì, io lì ho portato nel 2009 la conduzione, che è quella che ha fatto sì che tutto prendesse un senso logico, un senso compiuto. Prima, come ben dicevi tu, c'era sì, una piacevole, se vogliamo, anche confusione dettata dalla passione per andare dove? Nel posto più logico, davanti al Teatro Ariston, perché è lì che c'è il Festival di Sanremo. Dunque la gente è lì che prima di tutto va a vedere, a scoprire se può vedere qualche suo VIP o pseudotale e via discorrendo.
Bene, lì nel 2009 mi ricordo, transitavo e ero in Piazza Colombo perché facevo turista protagonista del Festival di Sanremo. Lo slogan era, e anche tu potrai dire, ho cantato a Sanremo, perché certo, si venivano ad esibire ed era piacevole. Poi, stando lì davanti all'Aristo e vedendo questa situazione, dicevo, ma non è possibile che qui, nel posto più logico, dove tutti gli ospiti transitano, ci sono, vivono, non ci sia musica e una conduzione che possa catalizzare questa grande energia e metterla a disposizione della città e dei turisti stessi, sanremesi, turisti stessi che vengono a vivere il festival e finalmente riuscire con calma a godersi un artista che nel momento in cui esce dall'Aristo trova intanto la sua canzone, perché esce Neck, esce Morandi, esce chi esce, e parte Rocco Ante piuttosto che Ramazzotti, piuttosto che parte la sua canzone. La magia è molto bella, lui stesso gode del fatto di sentire la sua canzone nell'aria intorno a sé, cioè, la gente in un attimo capisce chi tu c'è. Hai organizzato proprio lì in quella red carpet anche le basi musicali, impianto audio, cioè hai, esatto, portato una struttura, voglio dire. Esatto, c'è una struttura vera e propria. Pensate che tanti anni fa, addirittura ancora prima delle transenne, prima che si mettesse un accesso in qualche modo organizzato, di lì durante il festival si arrivava ancora con la macchina, si andava a parcheggiare dietro. Noi addetti ai lavori avevamo un po' di parcheggi dietro nella piazza dove abbiamo visto Rocco Ante che correva e saltellava. Quindi guardate un po' com'è cambiata la storia. Adesso è diventato un palcoscenico esterno, potremmo dire, che fa da corollario a quello che succede all'interno. Esatto, è un grande palcoscenico. E coinvolge la gente molto di più, perché lì i VIP si intrattengono, il pubblico riesce a interagire. Una volta era difficilissimo riuscire a intravedere uno dei cantanti del festival. Ma immaginate voi stessi di essere un artista e nel momento in cui uscite e trovate queste condizioni, un red carpet, eccolo, guarda, questa è bella, queste immagini, questa potete, è bella, questa è, potete esattamente capire dove l'artista si trova. Dunque a tutto il pubblico a dovuta distanza, un impianto audio, il microfono, la musica che viaggia, dunque una regia che abbasserà il volume della musica nel momento in cui parla, cioè dunque tutto molto ben coordinato. Capite che lì a stra piacere di fermarsi, perché sono esseri umani, uno dice se la tirano, è vero, c'è chi se la tira, però di fatto sono esseri umani e vi posso assicurare, a partire da Gabriel Garco non vedeva l'ora di uscire. C'era un entusiasmo incredibile per Gabriel Garco, le donne impazzivano e possiamo capire perché. Detto questo, beato lui. Ma mi hanno detto che impazzivano anche le nonne per Gabriel, sì, Garco, non solo le ragazzine, è chiaro. Sì. Devo dire che c'è stato, l'energia era tanta per tutti, ma quando usciva Gabriel Garco, devo dire che veramente c'era, guardate, forse eccolo qui, qui in questo momento, ecco, adesso non, in questo momento non c'è l'audio, ma vi posso assicurare che le urla erano 10 volte tanto rispetto già a un qualsiasi altro artista che era chiaramente benvenuto e ben accolto sul red carpet. Bene, detto questo, lì in quelle condizioni gli artisti hanno veramente piacere di dedicarsi per un minuto, per cinque, per cantare una canzone con il pubblico, perché hanno cantato. La vera verità è che hanno cantato e sapete, non tutti tra l'altro hanno il biglietto per andare a vedere il festival. Uno, perché chiaramente ha un costo, due, perché non c'è posto, certo, per tutti, molto semplicemente. Molte persone vorrebbero ma non possono, e viva la Rai che ce li fa vedere, chi fa vedere il festival a casa in poltrone, va bene, però vederli dal vivo, tutti quanti, anche se tu hai fatto caso tra l'altro, quando si era dentro il teatro Ariston, tutti quanti avevano il cellulare in mano, quando inquadravano il pubblico c'era l'artista importante, l'ospite, e riprendevano da dentro, certo, l'Ariston col loro cellulare. Perché? Vi siete mai chiesti perché? Perché il fatto di avere, io ci ho pensato a questa cosa, è un aspetto abbastanza psicologico se vogliamo, un po', sì, particolare, si ha quasi il piacere quando si ha l'ospite. Uno potrebbe prendere immagini ovunque di quelle persone, mica bisogna di fare col suo cellulare, è molto probabilmente molto più bello. No, le vuole sul suo cellulare, è quasi, beh, come, certo, se portasse via un pezzo di quell'artista e se lo mettesse in tasca. È un ricordo, io c'ero. E allora, certo. È come prendere un piccolo pezzo e farlo suo, l'autografo. Ecco, è metaforica la cosa, però, certo, c'è tutto un aspetto psicologico dietro che vedo proprio le persone che, ma perché farlo col tuo bel cellulare, che oggi li fanno anche bene i video, però quando puoi avere miliardi di immagini molto più belle. No, vogliono quelle. E spesso addirittura dal vivo hanno davanti l'artista, solo guardano nel cellulare. No, non guardano dal vivo che ce l'hanno lì, ma se lo riguardano nel loro cellulare. È un po', un po' perché abbiamo, sì, anche la mania di questi cellulari. C'è una mania, dai. Però ho veramente capito che averlo nel è come averne rubato un pezzo. Adesso un pezzo di quell'artista è mio e non me lo metto nella mia intimità. Sì, la dimostrazione è un qualcosa. Lì, certo, certo. Questo per dire che dunque la gente quando è lì è veramente
Io vedo gli occhi delle persone che mi chiedono in tutti i modi di portargli poi gli artisti vicino, perché tra le altre cose, un artista quando esce, il mio compito è anche quello di avvicinarlo al pubblico, alla gente che sta lì e se lo merita, sta lì tante ore e poi fa coreografia e poi per la città di Sanremo oggettivamente sono soldini, è gente che poi alla fine andrà a bere qualche cosa, si farà un giro, mangerà un gelato, andrà ma a cena. Certo, ma viene anche intrattenuta e tra l'altro visto che questa red carpet si è sempre più allargata, perché da un niente, una cosa inesistente, poi la necessità di mettere transenne e fare un passaggio, quindi i primi tempi più che red carpet era creare un po' di ordine perché c'era una calca terribile, altrimenti tutti passavano dall'ingresso posteriore, quello sulla strada parallela di sotto, l'ingresso cosiddetto carraio, e pian piano si è arrivati poi a fare la red carpet sollevata, te la ricordi? Sì, rialzata. C'è ancora lì, da una parte fanno dei collegamenti. Certo. Però era ancora, qui invece è molto più coinvolgente, allargata. A questo punto ci manca un mega schermo e seguire il festival anche da lì, potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Sì, è io quest'anno... Però questo per dire più che altro che appunto la tua idea mi sembra che poi alla fine la RAI, il comune, l'abbiano un po' fatta loro, cioè ci hanno... Giustamente. Se la sono trovata davanti, hanno detto, caspita, quasi quasi ha ragione. Sì, no, ma infatti è stata sposata da tutti. La conduzione ha fatto sì nel 2009. Nel 2010 è arrivato Vincenzo Russolillo, che è colui che allestisce Casa Sanremo, una bellissima realtà nel Palafiori, che oggi ospita radio, TV, cioè, è un contenitore bello, proprio per chi viene a vivere la città, gli artisti stessi e via discorrendo. E lui nel 2010, da buon imprenditore, facendo già altri red carpet, tipo il red carpet di Davide Donatello e via discorrendo, ha detto, mettiamoci un tappeto rosso, cioè, creiamo un red carpet. E da lì è partito questo ciclo del red carpet che ha fatto bingo perché è talmente cresciuto che la RAI nell'ultima convenzione di 3 anni fa, quando ha firmato la convenzione, ha detto, signori, sapete che c'è? Che noi non soltanto vogliamo l'Ariston, ma da quest'anno vogliamo anche il red carpet. E così è andata. E dunque oggi il red carpet non è più Comune di Sanremo, oggi è RAI. Dunque lì fuori, io quando sono lì, sto lavorando di fatto in collaborazione con la RAI e naturalmente con il Comune che ringrazio perché avendo capito che cosa accade si fa portavoce nel dire signori Rossi noi avremmo piacere che sia lì a continuare quello che ha iniziato nel 2009, infatti la RAI sposa in pieno questa idea perché tra le altre cose. Gli viene anche bene la RAI perché alla fine ho visto mai come quest'anno proprio perché si è allargata questa recarpe anche tantissimi collegamenti che un tempo erano fatte in altre location, in altre situazioni, posizioni della città dei fiori, addirittura quelli dei TG, io ricordo che si facevano i collegamenti dal terrazzino sopra l'ingresso dell'Ariston, proprio perché, ecco lì si vede la vetrata sullo sfondo, sopra c'è in alto, guardando l'Ariston sulla sinistra, ci sono dei terrazzini, sì. E normalmente i collegamenti si facevano di lì, perché? Perché era quasi impossibile lavorare di sotto con la confusione che c'era. Quest'anno, se avete fatto caso, anche i TG si collegavano tutti dal red carpet, tutti giù perché c'era una scenografia naturale e c'era tra l'altro la possibilità di rubare gli ospiti che tu riuscivi a bloccare sul red carpet. Sì, molti ospiti che arrivavano attratti anche perché, sai, tu sei un ospite, senti il tuo nome chiamato, palesemente chiamato, Michelin, non è che è un robot e va, cioè, dunque si no, gira, poi oltretutto, vede la situazione, con l'altoparlante, in mezzo a migliaia di persone, mica puoi tirare dritto, è logico che si prestano al gioco e dunque poi lì le varie trasmissioni, perché le trasmissioni hanno degli accordi fatti con gli artisti che vengono, e poi altri carpe diem, cogli l'attimo e attimi che poi vengono presi, ma non la vita in diretta, lì si collega tutti i pomeriggi, fai i vari collegamenti insieme a quello che era la location di Villa Ormando dove c'erano gli studi ma molti collegamenti magari come nascono da idee, che se ritengono i registi nel momento che funzionano fanno il collegamento corretto e le mandano in onda. L'anno scorso infatti con un buon Agus, che quest'anno non c'era, e saluto il grande Agus che è fantastico, un grande professionista, io ero lì fuori, faccio cantare in uno dei momenti il pubblico perché mi piace farli cantare, mai come quest'anno visto lo slogan di Carlo Conti, tutti cantano Sanremo, tutti amano Sanremo, tutti cantano Sanremo, e dunque non ho fatto altro anch'io di far ricantare tutto il pubblico. T'hanno invitato a nozze in pratica. Esatto, praticamente invitato a nozze. Lì faccio cantare tutti l'anno scorso, il regista blocca tutto, dice no, fermi, troppo bello, mandiamole in onda. Andiamo in onda. Il giorno dopo arrivano i dati Auditel, io lì per lì non ci ho fatto caso. Picco degli ascolti,
picco degli ascolti contro Mediaset, contro tutte le reti, pomeridiano chiaramente, alla sera fa da padrone al festival. Certo. Dunque, al Chiedà Roma è arrivato l'ordine, fermi, Rossi deve andare in onda tutti i giorni con questo giochino con il pubblico. Perché? Perché fa audience. Lì va a capire perché la gente lo guarda o non lo guarda, loro interessano i numeri. È qualcosa di simpatico, esatto. Qualcosa di diverso, sentire le canzoni del festival da persone come noi, quindi... L'intonato, lo stonato, la vecchietta, apprezza, esatto, ragazzi, c'è la curiosità. È un grande gioco, è il gioco della semplicità, dunque ci piace. Certo. Noi da mestieranti, mettiamola così, giocavamo con le persone che ci sembravano avessero qualcosa in più da dare, certo, anche col sorriso, ed è chiaro che chi faceva zamping evidentemente piaceva, si divertiva e lì rimaneva. Morale, i numeri dicevano che avevamo questo picco di ascolti che erano eccezionale. E questa cosa ha fatto che cosa? Ha fatto sì che molta più gente potesse anche in altri momenti, non soltanto alla sera, seguire di più la città, ciò che accade, dunque far venire voglia magari ancora più persone di venire a Sanremo a fare un giro. Sanremo, che chiaramente lo sappiamo, è stupenda, è circondata da eventi, Piazza Colombo c'è un bellissimo palco, dunque sì, sono tanti gli eventi, il Villaggio delle Radio, c'è un'energia che deve esserci, anche perché non ci starebbe tutto il pubblico davanti all'Ariston, ce ne starebbe 10 volte tanto. Ma poi perché è giusto coinvolgere un po' tutta la città, stupendo, e creare naturalmente un movimento. Naturalmente, il comune è molto attento a creare sinergie con artisti, dunque a sfruttare capacità di altri che portano in piazza perché hanno loro stessi piacere di avere quella visibilità. Chiaramente essere a Sanremo è importante anche per noi artisti e per quello che facciamo. E proprio il fare, il creare, anche l'inventare, l'improvvisare fa parte di questo mestiere, soprattutto quando si deve condurre così live, come ha fatto Gianni in queste giornate, serate di festival. E non c'erano soltanto cantanti, non c'erano soltanto i big, ma c'erano anche occasioni di divertimento, di spettacolo, c'era anche un mago, lo vediamo un attimo. Sì. Il tavolino volante, abbiamo visto Gianni, beh, anche questo fa parte del creare spettacolo. Sì, lui in questo caso era Mago Gaspar, Massimo, che saluto, è un grande professionista, lì ha fatto questo numero, ma in realtà chiaramente nel suo repertorio ha un sacco di cose belle. Perché? Perché a Red Carpet non sempre ci sono chiaramente gli artisti che transitano, vengono, fanno trasmissioni televisive dirette e quant'altro, ci sono dei momenti dove non accade nulla. In questi momenti io non volevo che lì rimanesse lo sguardo verso l'Ariston e basta. Volevo che accadesse qualcosa di magico. In questo caso è stato un numero veramente... Lì, cioè, l'hai preso sicuramente. Anche ballerini vedono nelle foto. Esatto, c'è una foto. Esatto. Ecco, eccola qua. Questi fanno balli anni 30. Vedete anche l'abbigliamento, lo capite meglio. È stato stupendo. Hanno fatto delle coreografie stupende sul red carpet, il pubblico divertito. Comunque hanno cantato. È venuto il figlio di Vasco Rossi. Ma queste le hai create tu. Queste le ho create io. Sono ospiti che porto io. Non vedono l'ora di venire e di esibirsi chiaramente davanti al teatro Ariston. E lì ho portato la vincitrice di Turista Protagonista, che tra l'altro è anche di Sanremo. Le ultime due vincitrici, Alessia Cava e Marta Neviani, due voci stupende, lì hanno cantato e il pubblico è rimasto incantato. E mi piace pensare che magari un giorno possano fare il Festival di Sanremo. Chi perché c'è una voce di loro. C'è una voce di loro che. No. Gianni Rossi non vada. Non entri all'Ariston, visto che sono parecchi anni che è sulla porta dell'Ariston. Sì, sono arrivato. Sì, il sogno detto in amicizia, da quando ero bambino con la mia mamma, guardavo il festival sul letto, seduto, mi ricordo.
ho questa immagine mentale e da lì il festival l'ho sempre visto e mi ha sempre affascinato. Poi nella vita, sì, ho fatto quello che ho fatto, questo mestiere che per me non è un lavoro, è una passione che è diventato un mestiere. E la voglia di presentare il festival mi è sempre rimasta, però sono quelle cose che, come dire, cioè è quasi un premio alla carriera presentare il festival, perché non devi essere non famoso, strafamoso, e poi fai il festival, non ci arrivi così. E beh, certo. Come conduttore, chiaramente intendo come primo conduttore, come vallette e quant'altro, orbita diverse cose. E questo sogno ho fatto tanto che l'ho portato fin davanti alla porta. Fin sulla porta. Sono arrivato a presentare il festival fin sulla porta dell'Ariston. E questa cosa è carina, è bella per me, lì gioco con tutto e tutti, mi fa piacere poter dare il mio contributo alla città e agli artisti, perché comunque loro stessi sono felici, contenti di fare quello che fanno, dove lo fanno, all'Italia, che può avere tutta l'Italia una cartolina viva, bella, di una città che ha voglia di, che vi aspetta, una Sanremo che vi aspetta per essere vissuta con il suo festival, che è nelle case degli italiani la sera, ma è durante tutto il giorno nella sua città, con tutti i protagonisti che ti girano proprio lì intorno da un momento all'altro. Questa è una vera magia. E questa è anche, si vede anche lo spirito e la passione vera di Gianni Rossi, che al festival, ma poi con Turista Protagonista, ha portato, tra l'altro anche fuori regione si è andato con Turista Protagonista, che questo, come dire, questo festival itinerante sulle piazze che fa cantare la gente, anche quello è un festival, e tra l'altro abbiamo ascoltato anche delle voci decisamente molto molto valide. Chapeau. Posso dirlo io che sono uno storato per eccellenza, voglio dire, veramente ti colpiscono certi protagonisti di Turista Protagonista, e poi manifestazioni come il Carnevale di Diano Marina, cioè quando ci sei c'è sempre, come dire, quella cosa in più, quella aggiunta, e anche il coinvolgimento della gente, questo è, credo, molto molto bello, molto positivo, trasmetti allegria, trasmetti passione, ecco. Quando lo dico a me stesso, dico il mio segreto non è essere io che faccio lo spettacolo, ma far fare lo spettacolo a chi lo guarda, è diverso, dunque sono loro stessi protagonisti della serata, e questo fa sì che se tu sei protagonista, tu spettatore ti diverti, sei lì, stai partecipando, non stai guardando in modo passivo, che ci mancherebbe, se è bello lo guardi volentieri, però avere spesso se sei coinvolto sei tu che lo fai. Infatti l'ultimo spettacolo che sto portando nelle piazze con un maxi schermo gigante a LED di 12 metri quadrati si chiama Canta che ti passa. Esatto, canta che ti passa. È un periodo anche che ci sta con la frase. Esatto, canta che ti passa. Infatti l'ho anche un po' ideata per quello, questo nome, Canta che ti passa, che cos'è? È un karaoke gigantesco, dove però non c'è più un singolo che viene a cantare, gli altri lo guardano e sperano che sia bravo, o sperano che abbia azzeccato una canzone che sia piacevole. No. O magari che storico così lo fischia. Esatto. No, in questo caso sono io che canto in prima persona, che faccio da voce guida a tutta la piazza che canta con me. Dunque il repertorio lo decido io, il gatto la volpe, ma il cielo è sempre più su, Gianna, Volare, insomma, canzoni strafamose, il triangolo, insomma canzoni italiane, belle, famose. Che confusione sarà perché ti amo, viene in automatico, nella testa l'avete cantata a casa, immagino. Detto questo, tutta la piazza canta con me, dunque io non è che canto all'inizio e alla fine della canzone, faccio dei refrain, nei ritornelli addirittura abbasso il volume della base, lascio soltanto la piazza e senti il volume della piazza che si alza, perché uguale, tocca a noi, e dunque si fanno sentire il triplo, e c'è un coinvolgimento. L'ho portata a Torino, in Piazza San Carlo, questo evento in occasione della Turin Marathon, di pomeriggio si era svuotata perché al mattino c'è la Turin Marathon, di pomeriggio parto con il Canta che ti passa, si è riempita di nuovo, arrivava gente da tutte le vie, arrivava e vedeva i testi delle canzoni che conoscevano, tutte canzoni in crescendo, gioco fatto, gente che si divertiva, ole, e poi a quel punto è una grande festa della musica italiana. E questa è una cosa sicuramente molto molto bella da seguire, cercheremo allora di incrociarti da qualche parte con questo Canta che ti passa, ma adesso dobbiamo andare a salutarci, ma non volevo salutarti prima di, come dire, chiudere in bellezza con un siparietto, con un big, ho tenuto proprio a termine di trasmissione perché normalmente il pezzo forte si lascia sempre per ultimo, no? E Gianni Rossi ha duettato a Sanremo niente un po' di meno che con Eros Ramazzotti. Ce lo guardiamo? Ce lo guardiamo, e così dopo vi racconto anche un retroscena. Allora rimangono tutti in forma qui, no? Passione, tutti, e un
più canta, fu subito brivido, sì, oh yeah. Ti dico una cosa, ciao ciao, per me voglio bene, ciao. Grazie Eros, un regalo fantastico, signore e signori, il grande Eros Ramazzotti. Wow. Ecco, lì si è visto proprio quello che ci diceva prima Gianni, come catturare il big, perché Eros è entrato, stava entrando all'aria, sono salutato tutti, Gianni l'ha fermato, ma non era, come dire, è rimasto un po' sulle sue, perché anche questi grandi artisti dobbiamo dire che vengono assaltati sempre da microfoni e non sanno mai chi hanno davanti, non sanno mai la gente dove va a parare, quindi molte volte sono un attimino come dire sulla difensiva, no? Se avete notato, quando è partita la base musicale Eros si è illuminato, si è proprio visto, ha detto ah, ma come dire, sono io, è per me. Esatto, esatto. E lì è cambiato tutto. Esatto, lì il nostro compito, il mio compito è molto difficile, proprio perché non avendo una scaletta ti arriva l'artista, l'artista non sa che lì troverà me, come dici bene tu, certo. Questo chi è? Dunque devi in un attimo capire e in un attimo devi fargli capire che sei un addetto ai lavori, che sei lì apposta per quel gioco. E Eros da persona intelligente lo ha capito, io ho capito che lui lo ha capito, e mi sono permesso di fare quello che ho fatto, perché sennò gli stessi suoi manager lo prendono per un braccetto, grazie è stato bello, alziamo la manina, salutiamo e ciao. Certo. Questo sarebbe stato un vero peccato, mentre invece io in tempo reale ho capito che c'erano le condizioni in regia, noi siamo già pronti per questo, sappiamo quando arriva che c'è un artista grosso, abbiamo le basi pronte, perché lì è un attimo, carpe diem, mi ripeto, forza. Ma questo è un attimo. Dunque lui parte la sua canzone, capisce il gioco, si presta al gioco da persona intelligente, umile, i grandi artisti sono sempre persone spesso umili, dunque grande Eros, è venuto fuori ed è nata questa chicca che per Sanremo, lasciatemelo dire, è fantastico. Cioè, Eros Ramazzotti ha cantato davanti, non solo dentro al Teatro Ariston, e abbiamo sentito anche la gente come lo ha sì, acclamato. Chiaro, non ha fatto tutta la canzone, ma è bastato, è avanzato quello, era veramente, bastava quello. E tra l'altro quando ti ha passato il microfono, secondo me, era, come dire, non sapeva neanche lui se tu come avresti reagito, che cosa avresti fatto. Quando ti ha sentito intonare la sua canzone in modo perfetto, molto bene, si è visto che proprio è rimasto colpito fino in fondo, cioè l'hai colpito e affondato. Infatti è partito con l'abbraccio proprio spontaneo. Sì, perché... è stato un abbraccio bello, perché lui, chiaramente non lo sai, non può saperlo. No, certo. Io da ho iniziato a fare piano bar a 18 anni e le canzoni che mi venivano meglio erano proprio quelle di Eros Ramazzotti, perché non so perché la voce, quando lo imito, ci assomiglia parecchio. Infatti sono stato anche in Germania a fare un tributo ad Eros Ramazzotti. E questo frame l'ho fatto così, vabbè, pronti via, si è fatto. Però insomma c'era e gli ha fatto evidentemente piacere. Lo ha colpito. Ci siamo abbracciati, vuol dire, a volte tra artisti ti capisci al volo, basta poco. E dunque è nato questa cosa così, spontanea e viva il festival. E viva il festival, e viva Gianni Rossi, che lo rivedremo ovviamente durante tutto l'anno in... tante altre iniziative, manifestazioni, eventi, alcuni li ho citati anche prima, altri li scopriremo cammin facendo, e però poi naturalmente contiamo di rivederti alla red carpet, al festival del prossimo anno, messaggio neanche tanto subliminale a Rai e soprattutto Comune di Sanremo, voglio dire, Gianni è la red carpet ormai. Spero, penso che l'abbiano capito. No, loro l'hanno capito, li ringrazio per una volta perché sposano, si è formato questo terzetto, io, Comune e Rai, che lì fuori facciamo un bel lavoro per la città, per coloro che la vengono a vivere, e dunque sono strafelice di poter contribuire con questa idea partita nel 2009 e cresciuta così tanto fino ad oggi, contribuire a far sì che la città possa vivere anche fuori, ancora di più, nel posto più logico dove doveva vivere, il Festival di Sanremo. Dunque un semplice e sento grazie, io farò sempre del mio meglio per dare il massimo, per far sì che insomma si stia sempre meglio. Grazie Gianni, grazie. Grazie e avanti così. Grazie, grazie amici di Imperia TV. E grazie a tutto il pubblico, arrivederci, buona serata. Buona serata. P-
Componente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.